rapporto città è un buon rapporto, insomma. L'anno scorso sono arrivato appena uscito dalla primavera, diciamo che ci ho messo un po' ad ambientarmi, poi una volta che parlo a conoscere la città, insomma, le cose abitudinali, mi sono trovato bene. Quest'anno è stato molto più facile rispetto all'anno scorso perché già conoscevo tutto abbastanza, a parte qualche nuovo compagno, però insomma il rapporto è un buon rapporto. Quest'anno sto a Lido, sto sul mare, e proprio perché io vengo da una città di mare mi trovo ancora meglio, diciamo. E quando sto a casa e tempo libero mi piace giocare alla PlayStation e basta, non ho molti hobby, diciamo. O quando giochiamo in ritiro, il mio compagno di stanza è Andrea Lussotto e spesso giochiamo con lui, insomma, e ci divertiamo. È un rosicone, come si dice a Roma. Beh, l'idolo un po' di tutti i ragazzi che poi nascono con la passione per la Roma è il capitano, Francesco Totti. Poi mano a mano che sono cresciuto comunque mi hanno spostato dietro e che gli idoli sono un po' cambiati, però come punto di riferimento sicuramente c'è lui che sicuramente è un grande campione, è numero uno. Sì, ho iniziato da piccolino e facevo l'attaccante, poi mano a mano che sono cresciuto i miei allenatori hanno sempre arretrato un po' di più, sono passato da trequartista, centrocampista e infine sono passato a difensori e qui sono rimasto, insomma. Secondo me la forza, è, come si è visto dai primi giorni di ritiro, sicuramente è il gruppo, perché siamo tutti ragazzi che vanno d'accordo, siamo spesso a cena insieme e credo che si vede anche la domenica, insomma, che la forza di questo Catanzaro non sono i singoli ma gruppo. Sì, anche se era un buon momento, diciamo che vabbè, la sosta va sempre bene perché così è un modo di recuperare energie e di ricaricare le batterie, però comunque veniamo a un momento buono, cerchiamo di continuare anche con la sosta. Certo, un saluto a tutti i tifosi del Catanzaro e forza Roma e forza Catanzaro.